Ebbene sì, eccoci. L'ora della verità è giunta. Vayne Solidor è finalmente disponibile sulla versione global di Dissidia Opera Omnia. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi classico video pull, bello, diretto, gagliardo, come piace a molti tra l'altro, visto che i video pull fanno sempre piacere. Oggi andremo a pullare su Vayne. Sul Jap è stato quasi una condanna per me, Vayne, a dire la verità. È stata una bella gatta da pelare. Spero che nel Global magari mi possa dare una soddisfazione, mi possa dare almeno un qualcosa. Quindi ci spero. E niente, al solito i banner con l'evento disponibile, Conqueror's Duty, dove avremo sinergici Sian, Vayne, Zac e anche Sera, oltre Vayne. Quindi 5 personaggi sinergici da un unico evento. Sera è un'ottima aggiunta per il Global perché sapete benissimo che fa parte di quel gruppo dei Cursed Six. Quindi fare i suoi artefatti in maniera sicura tramite anche le co-op di questo evento è senza dubbio una grandissima mano. Abbiamo anche delle gemme, il 7 Days Gem Sales, dove appunto per 7 giorni fino al 15 agosto, quindi fino a Ferragosto, sarà possibile acquistare le gemme a prezzo scontato. Abbiamo poche risorse a dire la verità, quasi 30.000 gemme e 45 ticket. C'è da dire però che tutto ciò che riguarda l'evento ancora non l'ho farmato, quindi abbiamo ancora un margine di pull, per cui pulliamo queste risorse, vediamo come va e poi vedremo il da farsi dopo. Per cui mi muto e cominciamo subito. Avete visto? Connecting e sfera dorata. Uff, 15 di Pesil. Mi ricordo che nel Jap addirittura, a parte che l'ho reclutato, visto che ancora non l'avevo neanche reclutato dal capitolo, mi ricordo che Pesil nel Jap l'ho addirittura maxato pullando per Vayne, perché non mi è completamente uscito da nessuna parte dei miei pull, quindi da quel punto di vista è stato quasi un massacro. Mi è uscito praticamente dopo l'ultimo farming estenuante che ho fatto per lui, farmando le gemme, farmando tutto quello che c'era da farmare, però prima non mi è completamente uscito nulla. Altra 15 di Pesil, sto vivendo una sorta di déjà vu. Attenzione, altro connecting, sì, ex di Vayne, dal ticket, mi è andata di lusso.
Fighissimo. Screenshot perché mi sembra doveroso nei confronti dei ragazzi su Discord e su Telegram. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vayne è nostro. Con un minimo dispendio di risorse. Se dovessi trovare anche la 35 tramite i ticket, ho letteralmente chiuso Vayne, perché la 15 la prendo dal suo evento e ho talmente Power Stone da poterlo ricoprire totalmente. In 25 ticket più o meno l'abbiamo trovato. Quindi sono felicissimo, sono davvero felicissimo. Se dovessi trovare anche la 35, attenzione, ho visto un connecting, non ci credo, non ci credo ragazzi. Non ci credo. Niente, la 35 di Sian. Vabbè, alla fine è giusto. Alla fine è giusto, ci può stare. Purtroppo non ho i red token sufficienti per prenderla, altrimenti l'avrei presa addirittura con i red token. Però purtroppo non è così. Ok, trollino, me lo immaginavo perché non c'era stato neanche nessun loading, per cui ci sta. Felicissimo di aver trovato la ex di Vayne dai ticket, veramente felicissimo. Al contrario del Jap, qui ho avuto una sorta di giustizia. Anche per via di Sephiroth, che non si è voluto far vedere qui nella versione global. Per cui diciamo che il gioco un attimo ha bilanciato le cose. Ha bilanciato le cose. Allora, incominciamo a potenziare la nostra nuova compagna, visto che ce l'abbiamo a disposizione. Abbiamo anche le Power Stone, a dire la verità. Quindi non è un grosso problema. Abbiamo anche le Power Stone. A me servirebbe soltanto trovare effettivamente la 35 adesso. Trovare la 35 dai ticket mi chiuderebbe il banner prima di subito. Me lo chiuderebbe senza utilizzare neanche le gemme. Quindi immaginate voi il risparmio che posso ottenere da questa situazione. Veramente si è completamente ribaltato tutto. Non pullo su Zac perché non mi interessa, ma queste gemme posso conservarle. Attenzione, ho visto anche un piccolissimo connecting, quindi ti prego. No. Altra 15 di Sian. Peccato, avevo visto un leggerissimo connecting. Ok, allora vado a farmi i ticket della multiplayer e dopodiché ci rivediamo qua per gli ultimi ticket sperando di trovare anche la 35. Ci siamo. Altri 15 ticket per sperare di ottenere la 35. Vediamo se riusciamo nell'intesa, cioè se riusciamo ne non nell'intesa ne ne nell'impresa, scusatemi, sono un attimo ancora un po' rincoglionito, però va bene, ci sta. Vediamo un po'. No, di nuovo. Uffa, ogni volta sto spazio è sempre più corto. Allora, ho trovato ovviamente. Vabbè, ho sbagliato. Ho trovato pure ovviamente la 15, visto che ho fatto l'evento di Vayne. Non ho ancora fatto il livello X, però ho già fatto tutte le altre stage di intermezzo. Quindi va bene così, ci sta. Ci sta assolutamente. Ok, è automaticamente bloccata. Benissimo. Adesso dovrei avere spazio sufficiente a sufficienza. Allora, altri 10 ticket. Vediamo. Mi servirebbe veramente solo la 35.
Solo la 35 mi servirebbe. Ci sono sti connecting che mi fanno confondere. Però non sono quelli che... i connecting che piacciono a me. Quindi... ultimi due. Dopodiché sarò costretto a fare comunque almeno una multi. Va bene. Allora, facciamo una multi. Cioè, sto avendo lo stesso problema che ho avuto nel jump, ovvero la 35 che poi non è voluta uscire. Ok, cambio a 7, 8, 9, Madonna, dai, demonoro, no, ok, 10, buono, 15 e 35 di pesil, vabbè, non male, non male. Ok, andiamo un'altra multi. Okay, cambia 5. Nove. Dai, monoro. Il global veramente è bruttissima nelle multi. Tra l'altro off banner. Ottimo, GG. Veramente ottimo. Va bene, facciamocene un'altra. Dopodiché non credo di farne altre perché veramente fare le multi soltanto per una 35 non... non è il sogno della vita, ecco. Cambio veloce però, non ho visto a quanto. Ma sicuramente è un'altra monooro, perché tanto il global è così. Quindi non te ne dà più di una come oro. Ecco qua, guardate. Tra l'altro, monooro 15 di Sian. Va bene, ormai è inutile risparmiarsi. Cioè, le avrei spese comunque queste gemme su Vayne. Perché comunque devo fare Power Stone. Mi servono delle Power Stone, quindi tanto vale ormai andare all in nello stesso modo. Alla fine da qua al prossimo personaggio che devo pullare ci sarà tempo, quindi non mi faccio grossi problemi. Ma sì, ma tutte ste monoro però non va bene, cioè tutte queste monoro veramente non vanno bene. Perdonatemi. Non vanno assolutamente bene tutte queste monoro. Cioè non hanno senso. Non hanno assolutamente senso. Allora andiamo avanti. Qui comunque andiamo a maxare perché era giusto il mio obiettivo. Così giusto per farla anche in video, almeno ve la porto già maxata, poi il resto ovviamente lo farò io per conto mio. Oh, ok, e questa già è maxata, benissimo. Andiamo a fare quest'ultima multi che praticamente mi permette di prendere la Power Stone, almeno diciamo che da un lato ci può anche stare. Niente, non ho visto connecting, quindi neanche qua prendiamo la 35. Anche in questo caso la 35 di Vayne è più rara, cioè pazzesco. Volevo risparmiare le gemme, alla fine al solito mi conosco, non le risparmio. Però pensavo almeno di poter... un'altra 15. Va bene. And, a questo punto, no, vabbè, non andrò avanti con le multi, assolutamente. Mi fermo qui, mi prendo la Power Stone e mi va benissimo. Andrò avanti con i ticket che farò appunto dalla multiplayer, dal completamento della hex e da tutto quello che ovviamente ho a disposizione nell'evento di Vayne, sperando appunto di ottenere sta benedetta 35
E per il resto direi che per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per essere stati con me, fatemi sapere a voi come sono andate queste pull e ci becchiamo alla prossima.